Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sono vestita con dei capelli molto brutti perché mi devo fare la tinta. Allora, sono così perché fa abbastanza freddino oggi. Spero che come sempre mi sentiate. Spero, mi auguro. Allora, sono qua a farvi un video su cosa ho comprato ultimamente, essendo che è da tanto che non faccio video acquisti, anche se magari rispetto ai video che vedrete sembra che faccio tanti acquisti, ma non è così perché sono tutti video dove accumulo roba e poi vi faccio il video. Non ha senso farvi il video solo per una cosa. Comunque, procediamo. Allora, oggi è 28 febbraio. Non so quando questo video uscirà, ma io dico la data per farvi capire che i video sono molto molto preregistrati. Quindi non so, potrebbe uscire benissimo a metà marzo. Non lo so. Comunque, grazie per essere qui con me, che mi ascoltate. So di essere molto logorroica e pallosa. Allora, ho fatto degli acquisti qui e là, non c'è un negozio specifico perché ho preso delle cose un po' a caso. Quindi uno shopping un po' così. Allora, alcune cose le ho ordinate, altre le ho comprate. Allora, ho ordinato delle cover da AliExpress, penso 40 anni fa. Sì? Sì. Sono arrivate dal pacchettino, se faccio dall'indirizzo. Questa è la prima cover, l'altra purtroppo non la potete vedere perché ce l'ho indosso nel telefono e vi spiegherò anche perché ne ho due. Allora, questa è la prima, che è fatta così. Vedete com'è bella? Sì, è cinese, no, non ha il coronavirus. Mi è arrivata tranquillamente, non ha il coronavirus. Mi è andata tranquillamente, l'ho ordinata tipo mesi mesi or sono, è rimasta forse la dogana per i soldi controlli, ma non c'è nessun problema, se no me l'avrebbero spedita. C'è questi due mici e poi c'è questa cosa molto figa dietro, che se voi alzate qua potete mettere, vedete, così. Allora, questo cordino che volendo voi, da questa attaccatura, vedete, di volte è tipo per non, se fate scivolare il telefono, basta metterlo così, così, e il telefono non scivola. Tipo alle fiere, cosa ho pensato che fosse molto utile, perché magari vi spintonano queste cose qua, volendo. È una cosa molto figa, facendo così con il suo bottoncino, poi ritorna anche in position. Togliete questa parte qua al gancetto, così, e ha questa parte qua che si attacca al collo, che è più lunga. Okay. Stesso meccanismo. Agganciate, e tipo io alla fiera ho pensato di andare così, se non pesa troppo. E applicarlo così, così ce l'avete sempre, potete fare dei video, foto, tanto basta sganciarlo, boh. E questa è la prima. Io ovviamente per adesso non uso questo perché è un po' scomodo, perché in tasca non è proprio il massimo. Per adesso uso il cordicino, usavo il cordicino quello un po' più corto, che mi trovo bene. Potete anche toglierlo volendo e mettervi qualsiasi cosa qua come portachiavi, però mi trovo bene. Se riesco a trovare il coniglietto, quello peloso, ci attaccherò quello. E quello è fighissimo. Questa l'ho presa su AliExpress, mi sembra che l'avrà pagata sui 3,50 euro, non mi ricordo, era un'offerta. C'è anche degli altri tipi, se riesco vi lascio il link sotto in descrizione, se non lo trovate, perché non l'ho trovato nemmeno io. Poi ho un'altra cover che è a forma di macchina fotografica blu, che ce l'ho adesso dietro perché ne ho prese due, perché vi spiego, quella che ho dietro al mio cellulare, da cui sto registrando in questo momento, ha un appoggio tipo è forma di fotocamera e l'obiettivo è in rilievo, quindi fa stare fermo il cellulare. Quindi per i video è perfetta. Infatti la uso solo per fare i video o quando guardo i film, queste cose qua. Per andare in giro uso sempre questa qua. E quella che ho dietro invece l'ho pagata di meno, sui 2,50 euro, se non erro, non mi ricordo precisamente, che variano di prezzo a volte. È tutta blu come il mio telefonino normale. E a forma proprio di macchina fotografica, l'obiettivo, il pirulino che è dietro, che è come quello mio vecchio, vi faccio vedere. Questa è la mia cover vecchia, che guardate in che situazioni è. E questa cosa qua, che in questo caso questa non si stacca, vedete? Questa qua non si stacca nemmeno a toglierla. L'altra che ho dietro ci si leva abbastanza facilmente, perché qua non è liscio come dietro. Dietro è molto più liscio, è un dato che si stacca, quindi la userò solo per fare i video. L'altra userò prettamente questa perché ho visto che si stacca molto facilmente, quindi non mi trovo. Questa qua la uso di scorta perché appunto casomai questa qua si rompesse, questa la uso più da battaglia. La mia cover vecchia, infatti, ha visto tempi migliori, però questo sticcio mi spiaceva buttarla, quindi ce l'ho messa da parte e comunque l'ho pagata.
niente, questo è il primo acquisto che ho fatto, 2,50 euro, 3,50 l'altra più o meno. Adesso più o meno i prezzi non mi ricordo, ma sono abbastanza bassi. E trovate questa qua, anche verde con gli avogadi, la trovate anche forse rosa con qualcos'altro, con diverse fantasie comunque, ma è molto carina. Procediamo poi, ho preso uno spago. Poi direte solo perché fai il video su uno spago. Allora, ho deciso di fare di intraprendere una nuova attività di decoupage, più o meno. E quindi ho comprato questo qua, delle mollettine che mi servivano anche per l'ASMR perché. Ecco, capite perché? Mollettine colorate, che cerco di farle vedere, se sono cadute, vabbè, mollettine colorate di ogni colore, genere, e delle foto microscopiche di mio ragazzo, perché voglio realizzare una cosa. Queste le ho prese da delle foto che ho fatto da Polaroid e poi ritagliate più piccole, perché sono perfette per fare una cosa che dovrò fare. Se vedete, faccio vedere una cosa. Vedete che stanno sulla mollettina. La mollettina poi si apre, viene inforcata. L'idea poi ve la potete immaginarla. Ho delle foto, uno spago, delle mollettine colorate, non ne ho così poche, c'è una scatola piena. Sto per farvi vedere più o meno mollettine. Ci sono tutti i colori e poi ho preso una cosa che serve molto, perché allora ho provato a fare con lo spago le mollettine, le foto, viene fuori una cosa un po' obbrobriosa, perché ce l'ho attaccata, è molto brutta da vedersi. Quindi ho comprato una cosa che da tanto tanto tempo che la volevo. Allora, prima tutto lo spago l'ho pagato sui 2 euro, notate, Carrefour, tutte le parti. Mollettine l'ho preso al mercato, ho preso 1 euro a scatola. Che male alla cervicale, male terribile, l'ho pigiata malamente. Molto bene, le mollettine le ho date al mercato, costano 1 euro al pacco, in un pacco ce ne sono abbastanza, non ce ne sono poche, però le ho prese 2 pacchi, quindi su 2 euro. Le foto le ho fatte nella macchinetta, poi le ho ritagliate semplicemente. Basta che fate i fotocollage e le stampate poi nei supermercati che hanno questa macchinetta, anche in stazione, se non sbaglio ci sono ancora. E poi le ho ritagliate pure delle foto piccoline che avete, uguale. Le ho fatte anche più grandi queste mollette. Mi le ho prese piccole perché le volevo piccole. E poi ho preso una cosa da Tiger, che è questa qua. Giusto, e quindi sì, questa qua è la sparacolla, la pistola a caldo, pistola per colla. È una pistola con la colla a caldo, che è quella che io volevo, perché vi spiego cosa voglio andare a fare, poi ve lo farò in un video sperando di non ammazzarmi. Prendere il filo e metterci la colla a caldo sulla mollettina, attaccarci la foto così, in modo che rimanga attaccata, così che la mollettina, una volta che sarà asciutta ovviamente, avrà già la sua foto. Partita la molletta, vabbè. Fatevi da capire la foto. E attaccarla poi allo spago. Così. Così qua ci sarà attaccata la foto e faccio così tutte le cose a set di foto. Poi beh, è più facile a farvela vedere quando la realizzerò. L'idea c'è, devo solo poi. Ovviamente ci attaccherò anche molte altre cose con la colla, perché ho comunque dei glitter, ho tante altre cose che voglio attaccarci. E queste qua sono le cose che ho acquistato. La colla a caldo da Tiger l'ho data 3 euro, costa veramente poco, spero che funzioni. Spacchettiamola insieme. Non l'ho ancora spacchettato, faccio anche un unboxing dentro questo video. Istruzioni. Allora, dentro questo c'è, ecco, 3 cartucce di colla. Sì. Ah, se cercate la mucchina, la trovate da Tiger. C'è ancora, in teoria. Pistolettina. Oddio, come si userà sta roba? Devo farci poi un video per vedere com'è. Chi è che mi rompe il Kaiser? Ah, sì, ho un orologio che mi avverta quando arrivano i messaggi. Ho 2 nuovi messaggi. Fighissimo. E ho un orologio fitness, poi ci farò un video. Ci avevo già fatto un video, ma lo devo rifare perché non mi piace. Ah, questa è la mia pistolina, che immagino che la colla andrà qua dentro. Perché era l'unica pistola, le altre erano molto belle, però visto che ho detto magari questa è una cacata allucinante, ho detto proviamo questa che costa un po' di meno. Questa è una barretta di colla. Oh, che carina. Ci farò tantissime cose fighe. Ok. Poi questa cosa serve? Sto coso.
facendo così dovrebbe uscire tipo la colla. Così. Leggiamo le istruzioni. Allora, in aramaico, molto bene. Italiano. Adesso piace più l'italiano. Sloveno, francese, italiano. Non ho portato dei bambini. Vitale il contatto con gli occhi, grazie. Come utilizzare la pistola? È scritto. Guardate come è scritto. Microscopico. Fissare il supporto di metallo sul lato della pistola per colla. Cosa vuol dire? Fissa. Fissa. Ci farò un video a parte. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video dove proverò con voi la pistola a caldo. Io vi saluto e io e la pistola ci vediamo al prossimo video. Spero che il mio video vi sia piaciuto.